Scootermatic Super Scooter Italia, Scootermatic Nord e GP80. Sono tre le categorie che si sfidano sulla pista di Pomposa nella terza prova dei Trofei Malossi 2010 Zona Nord. Ciascuna di esse è chiamata a disputare due manche di 12 giri del sinuoso tracciato ferrarese, che nasce per i kart che risulta ancora più impegnativo sotto il soleone di questo afoso weekend di giugno. La Scootermatic Super Scooter Italia è andata al velocissimo Santo Russo, che l'ha spuntata su Bortolato per pochi decimi. Completano la prima fila i sempre competitivi Boccardo e Gabellini. Ma quando si spegne il semaforo è Bortolato che detta le regole, anche se Russo non ci sta e gli si incolla come un'ombra. Dietro di loro si forma un'altra coppia, Boccardo e Gabellini, a loro volta inseguiti da Lipari e Sartori. Tensione alta anche nel terzetto dei super scooter formato da Franco, Cotardello e Ferraguti, che si fanno valere su una pista il cui andamento favorisce i più agili zip. Intanto Gabellini mette le ruote davanti a Boccardo e fra i super scooter Ferraguti passa Cotardello. In finale di gara Boccardo si riprende la piazza d'onore e chiude a distanza di rispetto dal matatore Bortolato. Seguono Gabellini e Sartori mentre Ferraguti, settimo, domina fra i super scooter. Gara 2 Bortolato si ripete in uno sprint perfetto, ma stavolta Russo non sbaglia e non lo molla per tutta la gara. Hanno invece problemi Boccardo, fermato al secondo giro da noie meccaniche, e Sartori che colleziona ripetute scivolate. Anche Gabellini scivola a metà gara, proprio quando è terzo, ed è costretto a una manche tutta in recupero. Chiuderà quarto dietro a Bortolato, Russo e Scattolini, Franco è sesto e primo fra i super scooter. Dedichiamo questa doppia vittoria al team Motauto Marco e Matteo che mi hanno preparato un missile di... Ha vinto il pilota o ha vinto il preparatore? Beh, in questo caso non è molto difficile perché faccio sia preparatore che pilota, perciò ho sempre vinto io. Nelle prove ufficiali il mattatore da Scootermatic Nord è stato Pelloni, di qualche decimo più rapido di Boccacci. Completano la prima fila Berlini e Forbiani, anche loro vicinissimi. Parte veloce Pelloni e si mette subito dietro Boccacci e Berlini. Quest'ultimo col suo zip numero 155 viene rallentato da una scivolata al terzo giro, mentre nella tornata successiva la stessa sorte tocca al 65, Tosi. Con Pelloni in fuga le emozioni arrivano dagli inseguitori. Forbiani e Miniero insidiano la terza posizione di Boccacci, mentre Tosi e Chiaramonte se le danno per restare in zona punti. In chiusura di manche emoziona il duello fra Pedretti e Berlini, che si contendono la quinta piazza, ma intanto davanti Pelloni è solo e vince con decine di metri di vantaggio su Boccacci e Forbiani. Un colpo di scena apre gara 2, il mattatore Pelloni viene stoppato da un problema tecnico e a prendere il largo è Boccacci. Intanto Berlini vuole mettere il sigillo sulla piazza d'onore davanti a Tosi, mentre Miniero e Forbiani duellano per la quarta posizione. A pochi giri dal termine una scivolata mette fuori gioco Berlini, mentre Tosi, Miniero e Forbiani si danno battaglia sino a chiudere in quest'ordine dietro l'imprendibile Boccacci. Un rientro in grande stile. Dopo 5 anni è stata dura rientrare. Pensavo insomma di non essere così competitivo. Andiamo alla scoperta di cosa succede nel parco chiuso, ne parliamo con il tecnico Massimo Novara. All'interno del parco chiuso si effettuano le operazioni preliminari, che consistono nelle operazioni di punzonatura. Le parti punzonate sui nostri mezzi sono 5. Allora, il gruppo termico, si punziona il carburatore, il basamento, la marmitta e il telaio. La punzonatura ha lo scopo di bloccare
per l'intero weekend queste parti, in modo da poter effettuare una verifica tecnica alla fine della gara. Oltre alla punzonatura c'è anche un'altra operazione che è molto importante. Sì, è la pesatura. La pesatura viene fatta con il pilota a bordo del mezzo, a secco, senza benzina chiaramente, che è un peso minimo che non può essere superato. Tutte queste operazioni vengono effettuate sotto la supervisione di un commissario tecnico della Federazione Motociclistica Italiana. Francesco Pellegrino partecipa al Trofeo Nord della GP80 come ospite, ma si è accaparrato la pole position precedendo in prova il fratello Simone. Chiudono la prima fila Gammino e Villani e completa lo schieramento Volpi il largo vantaggio su Malandrino. I fratelli Campani si impongono sin dalla partenza con Francesco che prende la testa di gara allungando su Simone. Dietro di loro le posizioni si cristallizzano, Gammino terzo, precede Villani, Volpi e Malandrino. La gara si svolge senza colpi di scena finché all'inizio dell'ultimo giro Villani sorprende Gammino e gli resta davanti sino al traguardo, chiudendo terzo dietro a Francesco e a Simone Pellegrino. Allo start della seconda manche Francesco Pellegrino esita un istante ma recupera subito il comando costringendo il fratello Simone a inseguire. Gammino difende la terza posizione però a metà gara perde il ritmo e viene passato prima da Villani e poi da Volpi. Villani è in forma e va addirittura a caccia del secondo posto cercando di sfruttare il doppiaggio di Malandrino. Ma la manovra non riesce e dovrà ancora accontentarsi della terza piazza dietro a Francesco e Simone Pellegrino. Quarto Volpi seguito da Gammino e Malandrino. Simone, al nord tuo fratello non prende punti e vince, cosa lo porti a fare? Per consolazione che non riesci a vincere al sud. È vero? No, penso alla prossima ci rifaremo.